cari amici, ben ritrovati dopo il video che ho sganciato ieri due me ne ho fatti. Oggi è il 16 di settembre, è mattina non presto. Aspetta che la faccio indietro un po'. Dove vai tu? Eccoci qua. Dicevo, non è mattina presto, sto scapigliato, inizio anche a fare la live perché io, ripeto, ormai sto peggio del Barbara D'Urso. Namo, così almeno parliamo anche con i nostri cari amici, visto che io non c'ho nulla da nascondere. E non... buongiorno, guarda qua. Poi c'ho le mani tutte rovinate perché ieri ho pulito il motorino e mi sono fatto stile emo. Allora, intanto la prima cosa che devo fare qual è? Sì, è il motorino, non è altro. Allora, prima cosa che faccio stamattina, mi metto la cera per i capelli. Cera dei capelli, che ho il castoro. Mamma mia, qui il tempo è sempre mezzo nuvoloso, non ci si capisce nulla. Classica fobia di uscire con lo scooter. Prenderò l'acqua? Farò qualcosa? Mamma mia ragazzi, che roba, oh. Oggi proprio è una di quelle giornate. Ok, allora, dice, perché insisti a fare tutti questi video, tutte le dirette? Le dirette, signori, le faccio per dimostrare quello che combino, senza nascondere nulla. A differenza di tanti che si registrano da soli, non si sa quello che stanno usando, non te fanno vedere. Hai sentito se sei arrabbiata? Non usano, non fanno vedere il montaggio nella ciotola, cia cia cia, bla bla bla, producono addirittura, fanno produzioni, video addirittura, come se fossero dei videomaker, no? Prima dicono che non lo sono, però poi lo sono. Vabbè, a me non me ne fotte una merita minchia, come si dice al paese mio, me ne frego. Ah, santo Dio, ia. Ok, sempre il classico pennacchietto, vedi, l'antennina che sta sempre pronta a sentire quello che succede. Ok ragazzi, allora ieri sera ho fatto vedere, ieri in tarda serata ho postato poi sul tubo le differenze di montaggio con i vari prodotti che ho io. Allora io premetto che non ho un armamentario, buongiorno a te. Non ho un good morning anche a te. Intanto, scusa, intanto c'è il caffettino, c'è sta tutto, quindi. Allora, non avendo questa grandissima vastità, no, perché non ho fatto l'investimento duraturo sui pennelli, eccetera, eccetera, ho voluto far vedere quelli in mio possesso e come funzionano più che altro, quindi. Non nascondo che anche io ho Omega, ma Omega di fascia bassa. Fascia bassa, ripeto sempre la stessa pappardella, perché per iniziare questi pennelli vanno più che bene. Sono due, no? Sono due, diciamo, i più trovabili. Color rosso lo trovi nei punti vendita, nei rivenditori proprio di prodotti da barba di un certo livello. Io mi sento in dovere sempre di consigliare il setola sintetico rispetto al maiale, perché il maiale è troppo pungente, solo per quello, e non è una cosa che a me fa impazzire, quindi preferisco più allo stesso prezzo un sintetico che monta decisamente meglio del maiale. Poi, come ho fatto vedere, ne ho altri due, ma sono antichi, sono vecchi, però nonostante ciò siano vecchi, lavorano ancora egregiamente, quindi nulla che togliere. E poi quello da un euro che fa il lavoro suo, però, cioè, questo è proprio l'ultima spiaggia, giusto se stai in vacanza o stai fuori per lavoro, non te lo portare una cosa che ti potresti perdere o rovinare, e magari porti questo. Poi logicamente c'è l'eccellenza, purtroppo lo devo dire, c'è chi parla di altre marche in tasso eccetera eccetera, ma io l'eccellenza mia è questa, quindi ne vado orgoglioso e fiero. Però oggi lasciamo a riposo
il famoso Pantarei. Perché lo lascio a riposo? Perché giustamente devo utilizzare, ce li ho, e utilizzare anche gli altri, che non faccio il, come si chiama, il collezionista compulsivo. Quindi oggi sono deciso fra i due, e oggi, visto che è tanto tempo che non utilizzo il maialaccio, uso il maialaccio, lo faccio anche per dimostrazione a chi ha quel pennello lì, che è utilizzabile anche con creme di una certa fascia. Logicamente la barba te la fai, il montaggio del sapone lo fai, però non c'hai quel comfort che io adesso ho assaggiato, quindi ne sono molto attratto, però il lavoro suo discreto lo fa. Caffettino, e stamattina, visto che ci abbino quel pennellino lì, questa mattina voglio provare con questo sapone da barba naturale, vegetale alla mandorla. Questo sa di mandorla, molto forte. Questo è proprio il profumo dei dolcetti siciliani con la mandorla, quindi già mi sta stimolando la fame. Allora, operazioni che faccio tutti i giorni è quello dell'acqua calda col pennello caldo, assolutamente più del Cella, assolutamente di più. Tutta un'altra cosa. Questo lo senti, il Cella lo senti, ma è blanda, blanda come profumazione. Questo che ti ho fatto vedere, questo qua, è un'altra cosa. Profumazione del Cella sarà un voto, un 4. Questo è un 10. Cioè, questo è proprio totalmente profumato. Profumo vivo, intenso e corposo. Invece il Cella è molto blando, quindi ripeto, io purtroppo quando l'ho sentito, sì, la profumazione c'è alla mandorla, però non è così bella intensa. Allora, per non andare a rovinare il profumo, quindi verificare anche che sia una cosa duratura, non vado a utilizzare oggi un pre-barba particolare, non lo uso proprio, cioè vado proprio a secco così. Vado a secco così per vedere e testare se effettivamente il sapone riesce a lavorare bene. Quindi, come al solito, io consiglio di raccogliere un po' di acquetta, lasciarla cadere dentro la ciotolina, quindi dare il tempo materiale necessario al sapone di impregnarsi di acqua, quindi di attivarsi in qualche maniera. Lasciamo ancora lì un pochino. Poi tra gli altri, ragazzi, io poi proverò. Ehi, cornetti, buongiorno, magari ci fossero. Stamattina nada. Questo è il Tiki, questo pure a me piace tantissimo, infatti domani utilizzo quello, oggi mi accontento tra virgolette di una rasatura molto, molto delicata, perché essendo comunque sia un sapone vegetale, credo che sia molto delicato come sbarbata. Buongiorno Simone, stamattina stanno tutti, buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a me, buongiorno a me. Cosa che ci faccio? Metto un dopo barba, vediamo, intanto già decidiamo qual è dopo barba abbinare. Allora, visto che c'è quel bel profumo di mandorla che ricorda anche il Don Donato, ci vado a mettere l'acqua di colonia di Don Donato della Rasorock. Vedi? Faccio questo abbinamento oggi. Vado a mettere quello, anche se ce n'è una che mi ha dato il campioncino antica acqua di Colonia Egypt, che è molto buono. Molto buono, molto 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 buono. E se mi riscrivi magari ti rileggo, perché non ho visto. Poi un'altra cosa, aspetta, ultima cosa, visto che parliamo mandorlati. Questo, il Figaro, profuma di più rispetto al Cella. Perdonate, perdonate, ma sono opinioni mie personali, non è che io ho qualcuno che me lo dice, come tanti hanno qualcuno che gli suggerisce le cose, io no, io vado avanti per la mia strada. Allora, nessun pizzicore e bruciore con questi alla mandorla, assolutamente no, io no. Poi logicamente, ragazzi, qualsiasi prodotto voi comprate, azzardate a comprare, provateli prima su una piccola parte, come scrivono in tutti i prodotti di cosmesi.
provateli su una piccola parte, in una piccola zona, per vedere se effettivamente c'è una probabilità, anche che sia remota, di irritazione della pelle. Quello lo dovete verificare voi. Io lo dico qua e lo ridico, perché ieri sera ci ho avuto, comunque sia, ho risposto a una persona, ma spero che non se la sia presa, perché la mia era comunque sia un rispondere, poi logicamente scritto a una cosa, detto un'altra cosa ancora. E che me ne ha chiesto, ma tu il face mapping non te lo fai mai? Io ho risposto semplicemente, mi sono un po' dilungato, non è che io non lo faccio, a me non interessa, nel senso non voglio un BBS, quindi una rasatura a culetto di bambino, non mi interessa. Uno, perché avendo dei nei, se faccio il contropelo vado a rischiare di tagliarmeli, quindi non lo faccio anche per quello, soprattutto per quello. E poi altra cosa, perché a me piace sentire il grattare, cioè a me il fatto di sentire il rumore del pelo ruvido mi piace, mi sa de uomo. E poi altra cosa che dico è che anche se lo facessi e quindi riscontrassi qualche persona che mi chiede informazioni oppure consigli su come evitare i peli incarniti, le irritazioni, io non mi sostituisco in nessuna maniera a un professionista, ma non un barbiere, ma un dermatologo, perché quando hai questo tipo di problema devi rivolgerti a un medico, no a un personaggio che fa lo youtuber, che fa spiega i prodotti che utilizza. Assolutamente no, non date credito a persone che si sostituiscono ai dermatologi, perché ogni persona ha un tipo di pelle diversa. Per esempio, io la mattina ho la pelle, non dico grassa, però il sebo del mio viso si forma, come tutti quanti, perché è uno strato protettivo, da quanto ho capito. E col pennello e con l'idratazione e con lo scrub che uno può fare viene rimosso. Quindi che cosa fai? Agiliti l'ingresso dell'acqua nel pelo. È quello il fulcro, il segreto della rasatura tradizionale a differenza della schiuma, capito? Quindi se avete questi problemi, ragazzi, non esitate a rivolgervi a un professionista. Non aspettate i consigli miracolosi di qualcuno che ha la pelle diversa dalla tua. Io non mi fido. Certe volte non mi fido neanche dei tutorial che vedo su YouTube, perché magari non rispecchia quello che sto facendo io. Quindi, anche io quando ho fatto un tutorial su una riparazione di un pezzo della macchina, ho detto, io ho risolto, però in alcuni casi non si risolve. Infatti è successo anche a me che era un palliativo. Poi ho letto bene, mi hanno consigliato un altro tutorial che effettivamente ha funzionato in modo definitivo. Però si parla di un pezzo di macchina, non si parla del tuo viso. Allora, non facciamola troppo lunga, perché sennò se addormentiamo ritorniamo sul letto. Prendiamo il nostro Omega, il maialetto, e lo andiamo a mettere dentro il nostro ciotolino e lo giriamo. Allora, la lavorazione che fa l'Omega, che molti chiamano 48, la schiuma te la fa. Non è che non te la fa, te la fa. Perché te la fa? Perché si idrati bene il sapone è più lavorabile, quindi meccanicamente si attiva e ti comincia a fare la schiumetta, ok? Vedi che la fa? Vedi che lavora? Quindi il processo più importante che molti devono imparare è il fatto di dover idratare il sapone, perché tu idrati il risultato, tu ce l'hai, capito? Poi il discorso annesso al fatto di un ciuffo molto largo, prima cosa è comodità, seconda cosa è perché ti abitui a farti una barba con un prodotto molto delicato, perché il tasso è molto delicato rispetto al maiale, che rimane molto rigido, e quindi c'è tutta una differenza dietro. È come perché vi comprate tanti rasoi di sicurezza e non vi comprate il Wilkinson Classic? Perché non tutti si trovano bene con quello. Perché magari un plasticone, tra virgolette, plasticone, viene identificato il Gillette Fusion, questi qua, quindi diciamo un modo non del tutto dispregiativo per chiamare dei prodotti che non rispecchiano la tradizione della rasatura. Però giustamente ognuno è libero di fare quello che vuole, o no, o porchi. A Matteo, se mi vedi, se te muovete, io te lo so di, però te sto aspettando, ti ho scritto. Mi devi dare rispondere, però io non te rompo le scatole, perché poi magari se registri Allora, ragazzi, vedete, il lavoro il porco lo fa, non è che non lo fa.
La profumazione rimane. Differenza. Oh, Carmine, perdonami. Però Arcella perde un po'. Non c'è sta niente a fa. Arcella perde. Buonissimo, buonissimo, buon prodotto. Non metto in dubbio, ma quanto riguarda la profumazione, mi perde. Basta. Eh sì, lo so, la Pantarè, lo so, oggi devi lavorare a lui. Scusami, ho comprato e sta sempre fermo, non va bene sta cosa. Sì, lo so, ma lo so che intrattiene la, lo so. Giustamente, se Pantarè si lamenta. Bravo, è quello che ho provato anche io, cioè il Cella dopo un po' te svanisce completamente, quindi non so come, forse perché alcuni non sono abituati ai prodotti mandorlati, quindi non hanno presente la persistenza dell'odore della mandorla su prodotti diversi, ma anche che fosse in Figaro, la differenza cazzarola si sente, non è che si sente. Quindi poi per carità ognuno c'ha il naso suo, però a punto di vista mio la profumazione di quel prodotto perde dopo un po'. Però ripeto, ottimo prodotto, anche se mi sento di consigliare il Vitos a chi vuole iniziare, che contiene un pochetto no, il Valobra non l'ho mai utilizzato, ancora no. Dicevo, il Vitos contiene un po' di Tallow, quindi il grasso animale, il Tallow, il sego, però ti fai una barba che va più che bene, molto soddisfacente. Allora, signori, vedi, il porco ha lavorato, il maialino ha lavorato, quindi non mettiamo in discussione il prodotto pennello come lavorazione, ma mettiamo in discussione la morbidezza del ciuffo, ragazzi, solo quello. Non è che uno parla perché lo deve per forza discriminare, assolutamente no. Cioè, il lavoro suo lo fa egregiamente, però se posso scegliere una cosa un po' più d'élite, scelgo e basta. Eccoci qua. Allora, adesso che ha montato, comunque si è fatto una bella schiumetta, adesso andiamo a fare lo scrub. La mandorla, si sente talmente forte. Oh porco. Ah, che bel lavoro, che bella soddisfazione. Sai perché bella soddisfazione? Perché poi mi immagino quello che guarderà poi il video, no? E si metterà là, come un giudice, a mettere, ancora non l'hanno capito che a me assolutamente non me ne fotte una merita minchia, e metteranno il pollice verso. Io te lo dico, caro amico, che tu metti il pollice verso, io non è che pretendo che quello che faccio ti piace, tanto ho capito, prima cosa chi sei, seconda cosa, anzi, chi siete, perché so tre, quindi... Potete anche farlo, anzi fatelo tranquillamente, per me non c'è nessun problema, però non pensa che mi distruggi, cioè mi fai del male, perché poi non commenti più da me ma vai dall'altra parte. A me sinceramente non me ne fotte una minchia. Allora, signore e signori, prodotto, eccolo, te lo faccio vedere, prodotto sapone da barba vegetale a mandorla profuma. Differenza degli altri, ti faccio vedere un'altra bella cosa. Guarda che forza, quanta schiuma mi è rimasta, vedi, tantissimo. Quindi di conseguenza abbiamo fatto lavorare bene, abbiamo idratato bene il sapone, cosa fondamentalissima. Non c'è bisogno di avere un pennello da come ti posso dire, da forzare, perché ripeto, se c'è un pennello da forzare come questo qua,
il risultato lo fai fra mezz'ora, un'ora, perché noi non ce la fai a spedire. Quindi il risultato ce l'abbiamo avuto, molto soddisfacente, anche in viso molto soddisfacente. E la metta oggi sempre la Bolzano con Wilkinson, quindi vedi come parli del pennello poi parla male anche della Soia. Ma perché della Soia non parli male? Strana sta cosa. Quindi noi lavoriamo in modo egregio, senza nessuna difficoltà. Il sapone fa scorrere molto bene la lama, no aspetta, che Bolzano, ieri ci ho messo la Gillette blu qua dentro, ci ho messo la Gillette blu, quindi ho detto una gran fesseria, c'ho la Gillette blu dentro, quindi scusate l'imprecisione. Ecco qua. Quindi se ci avete voglia di usare un gilettaro, no, non è male. La giletta, ragazzi, non è male. Cioè, non è che io parlo male dei prodotti che ho e che c'avevo come il Fusion, è semplicemente che voglio passare una cosa più diciamo più bella, più che, cioè, una cosa che c'ha storia. È una cosa che dietro poi porta passione. Quindi, non una cosa anonima. È finito. Vanno bene così. Poi c'è chi mi ha chiesto addirittura ma la rasatura con questi oggetti è approfondita, come ti lascia il viso? Io ho risposto semplicemente quello che io provo, cioè passando dalla Gillette Fusion a questo, a differenza l'ho sentita. Cioè, il pelo viene tagliato benissimo, no? Bene, anche se è una lama, però una lama, attenzione, che dopo 3-4 barbe, a seconda del tuo pelo, la prendi e la butti. Ragazzi, io per esempio, perché col mano libera quando me lo faccio a torte mi rimane il pelo? Perché ho una barba durissima, quindi di conseguenza il filo del rasoio, del mano libera, dopo un po' perde con me, perché ce l'ho troppo dura, capito? È quella la fregatura che provo con questi rasoi, perché ce l'ho troppo dura, quindi figurate un po', il Gillette e il Fusion mi durava una settimana, una testina, e lo buttavo. Erano 15 euro a pacchetto e sinceramente a un certo punto non l'ho proprio più comprato, perché poi c'era il discorso: se la striscetta blu perde di colorazione va sostituita, capirà, a me mezza giornata mi durava quella cosa. Oh, proprio mette risparmio, che c'hai? Un risparmio è tantissimo. Io poi, grazie all'assistenza di alcune persone che trovi nei gruppi che ti lascio sempre in descrizione, miglioro sempre di più perché sento più notizie. A me ci vorrebbe una lametta fatta al plutonio per farla bene sta barba. A me quello che interessa, ragazzi, è semplicemente dopo aver fatto la barba sentire il pelo, sentire la pelle morbida, e quella è una cosa che mi dà molta soddisfazione. Scorre molto bene il pennello con questo sapone, molto 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 bene, vedi? Quindi io faccio il mio test, che ormai lo chiamo così, tanto c'è chi poi farà la stessa cosa mia dicendo che è roba sua. Allora, faccio questo, lo ridico sempre, perché quando devi fare la barba con questi prodotti, magari quando hai passato la lametta e sei stato troppo pesante con la mano, se fai questo, senti già il pizzicore. Pizzicore inesistente, quindi ho fatto, diciamo, una rasatura, non dico perfetta, ma accettabile per il mio viso.
teoria vuole che se facessi poi la tra virgolette utilizzassi la mappatura nel mio pelo, adesso dovrei procedere in questa maniera: su obliquo e contro. Però ripeto, siccome ragazzi non posso, anche per sicurezza mia personale, non mi posso andare a amputare dei nei, perché devo fare vedere come si fa il contropelo. Il contropelo è la stessa cosa del pelo, solo quello di far al contrario, quindi non c'è nulla di difficile. La raccomandazione che do sempre a chi inizia adesso a farsi la barba con rasoio di sicurezza, che sia questo, sia un altro, sia quello, sia quell'altro, mano sempre leggera, mi sta libera perché mi manca il mano libera, mano sempre leggera e con tranquillità, senza timore, non succede nulla. Se vai pesante perché sei abituato al multilama e quindi tendi a spingere, non lo fare assolutamente con questo, perché ti fai male. L'unica cosa, poi puoi anche tirare la pelle, puoi anche fare questo, non è che non è consentito, anzi è consigliabile. Però io, siccome sono testa di legno, io lo so che tu stavi dicendo un'altra cosa, io continuo a farlo senza tirare la mia pellaccia. Ecco qua. Ragazzi, la profumazione è rimasta, non se n'è andata un giro da qualche parte, è rimasta sempre lì. Ecco qua. Io sto ripassando e non sento qualche peletto che ancora si taglia. Ma il risultato è molto 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 buono. Quindi eccoci qua, fatta la barba. Allora poi io sai che faccio? Io testo una cosa. Oh, ma dove ho messo l'asciugamano? Asciugamano? Ricchio, mi ha fregato l'asciugamano? Un'altra cosa che io faccio è do un'occhiata, vedi, Gillette, il meglio di un uomo. Ok, perfetto, quindi c'ho un'altra, l'ho fatte due, con queste due, poi domani la rigiro, 3 e 4. È a posto. Ti faccio vedere anche che il sapone non smonta, non si è smontato assolutamente, anzi è rimasto qui bello attivo, e pochi saponi tendono a rimanerti ancora attivi dopo un po' di tempo, perché tendono a seccarsi, quindi evapora come se evaporasse l'acqua. Invece puoi notare te stesso che questo sapone è fenomenale, eccolo qua, senza nessun imbroglio, te lo faccio vedere. Ringrazio sempre la TVB Shaving che me li ha gentilmente offerti, quindi ragazzi sappiate che c'ho anche la fortuna di avere persone, grandi persone, che mi danno una mano, e ne vado molto orgoglioso di questo fatto qui, perché vuol dire che apprezzano anche minimamente il mio modo di fare, anche se sì, i regalini, brava, Carmine capisce subito dal volto. Carmine mi capisce subito, appena dico mezza parola già mi ha capito. Sì, io ho una fortuna. Ragazzi, io ho la fortuna, quindi lo dico sempre, non voglio far tizio che è importante e quindi gli fanno gli omaggi. È semplicemente il buon cuore, magari le persone apprezzano il mio modo di essere e quindi fanno questa cortesia, questa grande cortesia. Anche perché purtroppo questo periodo è pure giusto che tra virgolette ve lo faccia sapere, perché se no poi dopo crescono incomprensioni e problematiche. Momentaneamente io adesso sto fermo a livello lavorativo, quindi non lavoro. Molti credono che io faccia il carabiniere, eccetera, eccetera. Ci ho provato, ma purtroppo non ho passato il concorso per 5 punti perché mi hanno dato il foglio sotto mano. Quindi questa è la mia rivelazione. Però nel frattempo io sto a casa, tra virgolette, faccio anche delle piccole cose, dei piccoli lavoretti che mi possono capitare. Quindi io non mi arrendo mai, cosa importante, non arrendersi mai nella vita, mai buttarsi giù, perché te butti giù, non risali più su. Siccome ho passato un periodo veramente di cacca, quasi di, scusate la parola, di merda, è il momento che si riva su, sempre su, perché tanto se vai giù
più da là non può arrivare. Invece se vai su c'hai tante possibilità, quindi non arrendersi mai. È per questo anche perché non posso magari spendere tanto sui prodotti a barba, perché tipo come sono fatto io, andrei al negozio di qualsiasi negozio di vendita e farei la cosa che fanno quasi tutti quanti: carta, bustone, e me la porto a casa. Mi devo fermare perché c'ho da pagare le cose, no? Come tutti quanti. Quindi adesso magari sapete bene che cosa c'è davanti a voi, che c'è davanti a voi, e perché vado un po' a rilento con i prodotti. E ringrazio sempre chi mi dà la possibilità, cioè oltre a farmeli provare, quindi mi dà una possibilità in più che per il momento non posso coltivare come vorrei. Nello stesso modo, se riesco in qualche maniera a far conoscere al pubblico i prodotti, sono ben contento, quindi va più che bene. Ripeto, questo non è il mio lavoro, questo che faccio qui non è il mio lavoro, è semplicemente un passatempo, però è un condividere la passione, tutto qui è un condividere la passione. Quindi dietro non c'è un discorso di ritorno economico per me, cioè non è che mi mandano qualcosa e io per contratto devo parlare bene. Mi omaggiano, ripeto, semplicemente credo anche per la simpatia, chiamiamola così, non so se risulto simpatico o meno, e quindi è un gesto anche di affetto, chiamiamolo così. Poi ben venga che io possa riuscire a stimolare anche le vendite, ma non perché devi comprare un prodotto perché te lo faccio vedere io, eccetera eccetera, e quindi è buono, è tutto perfetto di qua e di là. No, te voglio far capire che se c'hai la possibilità, te lo comprare un prodottino che va al di là della conoscenza normale, lo puoi trovare tranquillamente. Ti dico dove trovarlo. Poi il mondo è fatto anche di chiamiamola pubblicità. Pure quando tu cerchi un meccanico e dici buono quel meccanico, e quello dice sì, quell'altro no, quell'altro sì. Quindi poi sta a te, utente finale, decidere o meno. Non è che io sto a fare il venditore, assolutamente no, io provo, quindi ho questa bella fortuna di poter provare. Quindi poi ragazzi, la pubblicità è l'anima del commercio, se non c'è questa pubblicità non saremmo più che altro informati, perché io per esempio a Prorasio ne ho fatta tanta, e mi sono trovato da quell'altra parte un po' di vabbè. Per carità, non è che vada a pretendere qualcosa, assolutamente no, però lo sai qual è il discorso? Che se tu parli di un prodotto, la gente ti chiede sempre quel prodotto, quindi vedi che tu fai crescere un po' l'interesse, e poi l'azienda un po' te mette da parte. Sinceramente a me mi fa girare un po' le palle, scusami tanto, perché non è che io pretendo, perché ripeto, a me Prorasio mi ha fatto un bel regalo, io non posso dire di no, assolutamente no, inaspettato, è stato molto gradito da me. Però, sai, avevo pensato di fare una bella gita nella fabbrica, ma loro non mi hanno proprio risposto su quel piano lì. Mi hanno risposto per un'altra cosa, ma non su quello. A me questo dispiace, perché ce l'ho messa tutta, ma è stato un buco nell'acqua, quindi cose che capitano. Però se va avanti ugualmente, uno non si deve fermare a questo. Va avanti, scusa. E poi, ho lasciato, porca miseria quanta ce l'avevo. Poi se ci fosse la cosa, no? Che uno pensa che io faccia, che ne so, tipo il venditore oppure intermediario, di sicuro ti avrei detto che sto a casa. Ti avrei detto, guarda, mi occupo di questo o di quest'altro. No. E premetto che mi è stato anche offerto. Non dico cazzate, mi è stato offerto, ma io ho detto no. Per semplice fatto perché non sono capace a fare il venditore. Ma altra cosa, se un rivenditore o chi ha una catena di negozi, eccetera, eccetera, mi ha trattato, ma no perché sono io, prima che iniziassi a far questo, mi ha trattato bene, io semplicemente do la possibilità
di uno spazio, no? Parlo, ti dico dove acquistarla, semplicemente titolo gratuito, perché non potrei stare appresso anche a vendita e cose varie, non ce la farei, anche perché se non ti muovi da casa non ti aiuta nessuno, il lavoro non ti arriva a casa, quindi di conseguenza bisogna darsi da fa. Allora, boh, è lungo, però questa ci si abbina proprio perfettamente, profumo di agrumi, di limone, un po' punzecchioso, punzicchia un po', no puzza, punzecchia. Buongiorno a te, ben rivisto, come stai, tutto bene? Ok, allora signore e signori, qui l'abbiamo visto, abbiamo fatto, io il maialetto faccio lo stesso, gli do lo stesso trattamento del Pantarei, lo stesso identico, perché non è che lo vado, cioè, l'ho sempre comprato, quindi fa parte sempre della mia collezione, quindi non lo vado a trattare male perché non è un Pantarei, assolutamente no. Lo metto ad asciugare, oggi lo metto ad asciugare, ah no, aspetta, questo io ho fatto a lui, lo metto ad asciugare in questa maniera, quindi lo lascio qua, si riposerà, eccetera eccetera, qua che c'è da mettere a posto, e niente, per quanto riguarda la mia, chiamiamola recensione, questo prodotto qui è spettacolare, profumazione rimane, non dà bruciore, non dà niente, almeno per quanto riguarda me, non so poi sulla pelle vostra come possa reagire, e ripeto, è ottimo, sempre ringraziando chi ha dato a me la possibilità di utilizzarlo, quindi nuovamente ringrazio la TV Shaving, quindi questa è la questione. Con questo ragazzi io concludo per quanto riguarda il video, vado a chiudere e ti dico che domani utilizziamo sempre l'omega della Proraso con la, eccola qua, la Lebel che a me piace tantissimo, e voglio vedere come si comporta il pennello, quindi adesso comincerò, poi sai io i programmi non li faccio mai, però vado sempre ad incrociare le cose, adesso utilizzerò un pochino il pennello di maiale con i prodotti anche di fascia alta e vediamo il risultato com'è, sicuramente sarà buono. Questa sì che ti interessa, interessa il fatto dell'abbinamento del pennello di maiale con prodotti anche un po' più alti? Perché queste sono idee che a me vengono così, visto che oggi spedisco in mano libera, non ce l'avrò per qualche giorno, quindi continuerò senza dubbio il discorso rasoio di sicurezza. Domani si prova sempre con Gillette, che non l'ho provato l'altra volta con le belle, e con il pennello dell'Omega, quindi quello di maialetto. Quindi per quanto riguarda voi ragazzi del canale, che mi state forse, spero, osservando, io vi saluto e vi rimando a domani, quindi fate una buona sbarbata, io ho concluso alle 10:21, c'ho da fare come un maniaco stamattina, ci si vede domani, buona giornata, buona sbarbata, e grazie ancora a tutti quanti per la comprensione che mi riservate. Ciao a tutti ragazzi.